praticamente faccio una breve introduzione. Oggi l'argomento fondamentale è praticamente questa nuova era che si sta affacciando per quello che riguarda le macchine da bullying. Molti di noi le hanno già sostituite, alcuni ci possono dare dei feedback su quello che hanno, che stanno vivendo, alcuni di noi stanno aspettando, stanno alla finestra, stanno decidendo, soprattutto quelli che fanno l'attività sportiva sicuramente sono i più dubbiosi. E inoltre adesso c'è anche Matteo di Cubica che ci darà qualche dato di quello che sta succedendo nel mondo per quello che riguarda appunto le sostituzioni. E in più vedremo anche che la prossima settimana ne andremo a riparlare nei prossimi webinar. C'è un torneo che stanno per fare in America, appunto, organizzato per capire, è organizzato da Cubica proprio per capire questa situazione, perché faranno giocare i giocatori, metà del torneo, metà delle partite vengono disputate su piste con i fili e metà delle partite su piste con le macchine tradizionali. Quindi questo sarà sicuramente un dato importante per registrare la differenza delle medie, la differenza delle sensazioni dei giocatori e i loro feedback. E quindi io darei la parola a Matteo che ci dà qualche dato così ci dice appunto la motivazione per cui Cubica ha fatto questo torneo. Ci sei, sì. Matteo? Sono qua. Grande. Buongiorno a tutti, grazie Marco. Sicuramente solo qualche dato per definire il perimetro della situazione del mercato e di quello che si sta muovendo. Dato 2019 mondiale, del 100% delle macchine che sono state consegnate da Cubica in tutto il mondo, il 70% sono state macchine a filo e il 30% sono state le classiche macchine free fall. Il 64% di queste macchine a filo sono andate a sostituire macchine free fall in centri già esistenti. Un'altra cosa interessante che si aggiunge a questa è il dato degli Stati Uniti. Dal 2017 negli Stati Uniti, che è la zona fondamentalmente più tradizionalista dal punto di vista del bullying, il 90% delle nuove aperture che hanno acquistato da noi hanno messo macchine a filo. In Italia io non ho notizia nello stesso periodo di tempo di aperture di centri con macchine free fall se non usate. Quindi di acquisto di macchina nuova io ho notizie solo di aperture di centri con macchine a filo. Questo è un dato che segna, secondo me, già un riferimento preciso di mercato e che dà un'indicazione importante, che ha delle basi che poi lascerò a Daniele spiegare dal punto di vista del centro e del gestore di centro bullying, ha delle basi forti. È un fenomeno che si costruisce sulle caratteristiche delle macchine e sulle necessità dei centri bullying. Quindi è qualcosa che non è dato da elementi esterni o elementi che le aziende possono spingere o quant'altro, è qualcosa che si sta imponendo in maniera veloce, in maniera perentoria, e che anche sul punto di vista dello sport probabilmente crea delle proiezioni abbastanza inequivocabili. Non mi spingo a dire di sanctioning da parte della USBC adesso, ma parlando con un pur parlé fra di noi sembra evidente che con questi dati ci sarà un nuovo riferimento anche per il bullying sportivo, perché semplicemente verranno fra il dato delle nuove aperture e il dato delle sostituzioni, le macchine a caduta libera, free fall, verranno a mancare come numeri molto, molto presto. Molto presto in termini relativi, ma molto presto. Ecco, e quindi mi immagino che il torneo che avete organizzato voi, perché è proprio Cubica che è AMF che ha voluto questo torneo fatto con metà piste tradizionali, metà piste invece string, quindi l'avete fatto proprio per sondare, diciamo, avere un feedback dei giocatori
E finalmente quando vedremo il 25, mi sembra che si disputerà in America, quando avremo le medie, sarà interessante vedere la differenza e sentire poi i commenti dei giocatori, perché tanto lì c'è, diciamo, la rosa dei migliori giocatori mondiali e quindi che disputa questi tornei, e quindi sarà interessantissimo andare a vedere che cosa diranno i giocatori. C'è l'evento su invito e poi ci sarà il 26 un evento open, quindi a coprire il 100% dello spettro dei giocatori. Okay. Qualche dato di riferimento lo abbiamo già. Abbiamo dei dati di riferimento che parlano fondamentalmente della stessa media punti. Nello specifico, quando si è andato a vedere in determinate situazioni, circa 4 punti in più di media. Quindi siamo esattamente lì. Abbiamo dei riferimenti per cui eventuali interazioni fra corde e quant'altro sono comparabili all'effetto del Birillo Messenger, che non c'è più nella macchina a filo, e quindi anche da quel punto di vista magari il fenomeno è diverso, ma l'impatto sulla partita è lo stesso, assolutamente. Sì, sicuramente aver messo i birilli identici incide moltissimo, aver messo inserito il birillo omologato incide tantissimo nella sensazione di gioco. E la cosa più importante di tutti, che è quella un po' che apre un po', secondo me, a una considerazione oggettiva del passaggio eventuale free fall e macchina a filo, è il fatto che da quello che abbiamo un po' visto, fondamentalmente ci sono altri fattori che sono già esistenti, come il condizionamento delle piste, la manutenzione delle macchine, i pattern, come vengono determinati i pattern, il discorso stesso dell'età dei birilli che ci sono già adesso e che incidono di più sulla partita rispetto al discorso della macchina. Certo. Questa è la sensazione, sono le che abbiamo avuto negli anni. Abbiamo organizzato questo torneo per fare una cosa specifica, bella, comunicabile e anche fonte di dati ben precisi, che sono in contatto con gli Stati Uniti, è stato organizzato dal nostro marketing e dal product manager delle macchine a filo. Mi daranno in questa settimana tutti i riferimenti del caso e poi mi daranno il report che loro hanno fatto, che faranno e svilupperanno, da condividere anche col mercato italiano. Ecco, poi magari andremo a condividere sulla nostra chat, sulla nostra pagina di Facebook, sul gruppo, sia le classifiche su entrambe le tipologie di piste, sia magari qualche video o se c'è qualche commento dei giocatori. Sicuramente per chi fa attività sportiva, ma anche non, perché da lì poi si capisce anche la differenza, diciamo, a cascata, anche il feedback dei giocatori può essere utile anche per capire quello dell'Open, ma adesso poi i gestori che hanno già le macchine col filo ci andranno a raccontare un po' la loro esperienza sul prima e dopo. E questo, diciamo, potrà essere sicuramente un dato interessante. Per quello che riguarda la mia personale esperienza, ho avuto piacere di fare questo webinar improntato su questo argomento, perché io sono un po' cascato dalle nuvole, no? Sapevo che a breve, fra un tot di anni, avevo già capito che, come è successo per il sintetico sul legno, per quando è stato il cambiamento di tutti delle piste, e sicuramente avevo capito che a breve tutti i bowling, l'80% dei bowling sarebbe andato a finire lì, e probabilmente anche l'attività sportiva a breve si giocherà l'80% magari sulle macchine coi fili. E bisognerà vedere poi se a un certo punto è molto probabile in futuro che l'attività sportiva venga fatta solo sulle macchine coi fili, perché oppure saranno due tipologie di gare separate, perché se le medie incidono in maniera diversa, anche di un 5%, è probabile che non si possano più fare lo stesso campionato italiano, per dire metà sui fili, metà, oppure dovranno escogitare dei regolamenti particolari per fare in maniera che i dati non vengano sbilanciati da queste differenze di medie. E comunque si vedrà quello che succederà, ma quello che volevo sottolineare era il fatto che io pensavo un po' ancora di essere in un periodo in cui si faceva in tempo a decidere, a vendere le proprie macchine, se hai delle macchine in buono stato o anche delle macchine, diciamo, da magari da prezzo, a metterle sul mercato, perché ancora c'era una richiesta. Ancora c'è una
diciamo, richiesta delle macchine usate, perché, come racconti tu, addirittura in qualche nazione ancora viene venduto il nuovo delle macchine tradizionali. Se viene venduto il nuovo delle macchine tradizionali in qualche nazione nel mondo, vuol dire che in qualche nazione nel mondo ancora c'è richiesta anche delle macchine usate di qualsiasi tipo e di qualsiasi prezzo. Quindi, a cascata, questo è un messaggio che so che magari molti imprenditori già lo sapranno da soli, però magari qualcuno no, come magari sono cascato un po' dalle nuvole io. Voglio dire, è molto, si sta restringendo sempre di più la finestra di tempo che abbiamo per prendere questa decisione e mettere le nostre macchine sul mercato, cioè dire ai vari montatori che sono in giro o alle varie aziende come Cubica, guardate che voglio vendere le mie macchine, guardate che sono interessati, se avete qualcuno che cerca macchine da spendere poco usate, io ho 20 macchine di questo tipo, voglio realizzare questa cifra, fatemi sapere se c'è qualcuno interessato all'acquisto delle mie macchine usate, perché così io metto subito le macchine con voi a nuove o usate, insomma quello che poi si troverà. E quindi non so se voi di Cubica avete già avuto richieste di questo tipo, io te la faccio in questo momento, te la dico in questo momento, se per caso ci fosse qualcuno interessato a 20 macchine AMF 8270 messe bene, prendi, dilli, ce le ho e poi vieni a parlare con me che parliamo per le macchine a filo, insomma. Questo non vuol dire che se tu mi dici te le ritiro, io sono che mi fai uno scontino, perché ci possono essere anche le soluzioni, no? Ti faccio un forte sconto, te le ritiro e poi vediamo dove vanno a finire. Io sono interessato in questo momento a prendere in considerazione la situazione di venderle, quindi allora dico realizzo tot, me le vengono a smontare, se le portano via e poi monto le macchine nuove o usate, quello che deciderò di mettere, no? Però quindi perché è diverso che smontarle, fare magari un magazzino e poi doverle vendere col tempo implica tantissimo lavoro. So che alcuni di voi ci sono già passati, come per dire Giancarlo, poi ci potrà raccontare la sua esperienza. Tanto lavoro e poi dopo devi avere un magazzino dove mettere tutta questa roba e poi perdere anche tempo a cercare di vendere, quando viene qualcuno portarlo dentro il magazzino a fargli vedere, ah, prendo questo, e te magari per realizzare 500 euro perdi una giornata di lavoro. E quindi vendere in blocco anche un prezzo più basso, te le smontano, se le portano via, lo aggiungi allo sconto che ti viene fatto sul nuovo, che non hai permuta, è sicuramente una cosa che in questo momento la finestra si sta restringendo sempre di più, ma ancora siamo in tempo per farlo. Quindi chi ha una mezza idea è meglio che si decida alla svelta, perché a breve magari, anche se hai le macchine in buonissimo stato, con tanti pezzi di ricambio anche nuovi o in perfetto stato, ti diranno non ci interessano, chiama il ferro vecchio. E quindi ancora questo non succede, quindi in questo momento bisogna svegliarsi chi vuol fare ha in mente di fare questo cambiamento, perché poi con i nostri colleghi adesso che parleranno andremo a vedere che ci sono dei dati, insomma, sostanziali che ti portano a fare questa scelta. Sicuramente alcuni di noi appassionati come me ci sto pensando, cioè questa cosa del vendere le macchine tradizionali è un po' anche una scusa per posticipare, per dire se non le trovo da vendere me le tengo, come ho fatto con le piste in legno. Vorrà dire che un domani mi promuoverò come l'ultimo bullying tradizionale dove trovi ancora le piste in legno e le macchine tradizionali, e magari però potrebbe anche accadere che magari non posso più farla, l'ho fatto perché sono amante dell'attività sportiva, appassionato, insieme a Fabrizio di San Lazzaro, posso fare l'attività sportiva perché sono rimasto l'unico bullying con le piste in legno e le macchine tradizionali, e come fare un torneo importante, internazionale o per dire volessi richiedere la finale World Cup del campionato italiano o la finale qualcosa del campionato italiano A, non me la fanno fare perché ho le piste in legno. Quindi magari un domani potrebbe verificarsi questa situazione per chi ha le macchine tradizionali, che non ti fanno fare una finale italiana, non ti fanno fare un torneo importante perché c'hai le macchine tradizionali, perché tutto si gioca ormai sulle macchine a filo. Si potrebbe ribaltare la situazione, quindi occhio a tenere conto anche di queste situazioni che si potrebbero verificare anche agli amanti, i colleghi amanti, appassionati che persistono a fare
l'attività sportiva. Ok, detto questo, io darei la parola a il grande Daniele, che ci racconterà la sua esperienza, perché lui è uno dei pochi gestori che ha la doppia situazione, cioè gestisce sia un bullying coi fili che un bullying con le macchine tradizionali. Sei Daniele? Eccomi, mi sentite? Grande, sì. Sei. Sì, no, noi abbiamo, sì, ho due bullying, dunque uno a Cuneo, vicino a Cuneo, uno a Savona. A Cuneo abbiamo le piste a filo della Cubica, a Savona invece abbiamo le A2. Siamo partiti per cambiarle perché lì a Cuneo avevamo delle macchine vecchie, delle A1 ancora vecchissime, avranno avuto 40 anni, che funzionavano, però avevano sempre problemi di manutenzione, sempre il meccanico che doveva essere presente il sabato sera, magari la domenica mattina doveva venire perché al pomeriggio ci serviva la pista e c'era una pista rotta. Con quella fila abbiamo risolto tutti questi problemi. I problemi li sapete tutti perché siete gestori di centro, sono il meccanico deve essere il meccanico della pista da bowling e non un meccanico generale. Il meccanico è come lo chef in cucina, deve esserci, cioè senza di lui non riesce ad andare avanti il locale, perché se le piste non funzionano non puoi darle, fai la figura di merda davanti al cliente, devi spostarle, il cliente si lamenta perché si bloccano e allora devi essere sempre lì che oh, per favore puoi venire, oh, per favore. Oppure devi averne due, perché uno non ti basta, perché c'hai magari sabato sera, sabato pomeriggio che lavori. Con quella fila abbiamo risolto tutti questi problemi. Lì a Cuneo abbiamo, per dire, il meccanico generale che ci vuole in tutti i locali, che però il sabato sera non c'è più bisogno che ci sia, perché appunto il problema della pista è facilissimo, può essere che si sbrogli, che avvengano dei nodi, ma guarda, l'ultima volta che siamo andati era 5 giorni fa, mi pare, che è andato un ragazzo che è andato a aggiustare, è andato a sbrogliare il filo perché magari si erano annodati e l'ha messa a posto lui. E poi si risolve, adesso non vado più, non c'ho più il meccanico che va a aggiustarla, ma ci va pure una donna, mia zia va a aggiustare la pista, che era una giocatrice e che non era mai andata dietro una pista. Dunque, diciamo che il guadagno, oltre che sul meccanico... Infatti, scusa, ti interrompo, sì, un secondo per chiederti una cosa che mi è venuta in mente adesso. La macchina, mi immagino che la macchina non è neanche più pericolosa come è la macchina tradizionale, perché ricordiamoci che la macchina tradizionale, se ci va uno che magari non è esperto, si può anche fare molto male. Sì. Mentre invece la macchina lì, mi immagino, certo, che... non può farti male, perché è aggiornata sulle ultime sicurezze, adesso non so come si chiamano, comunque è aggiornata. Fate conto che tutte le macchine che abbiamo noi non sono in regola per le sicurezze, lo sappiamo benissimo, se si fa male qualcuno andiamo nelle grane, dunque ci mandiamo il meccanico, non ci mandiamo nessun altro sulle piste vecchie, perché appunto se si fanno male andiamo nelle grane. Invece queste hanno tutte le sicurezze, dunque siamo tranquilli che nessuno si può far male. E io ti dico, il problema del meccanico ce lo siamo tolti. La pista non si ferma più se non veramente ogni 4-5 giorni che si sbroglia un filo, se si annodano dei fili, e dunque siamo veramente felici. È più veloce, consuma meno, però quello è relativo, perché il consumo, se la pista funziona, lo metti e dici vabbè, se la pista funziona chi se ne frega del consumo, e siamo veramente felici. Stiamo pensando di cambiarle a Savona, abbiamo le A2, che comunque sono piste, che sono macchine che funzioneranno sempre, perché chi le conosce lo sa, sono solo cinghie e dunque sono facilissimi da tenerle, però appunto stiamo valutando di cambiarle anche a Savona, se appunto stiamo parlando con i proprietari dei muri, vediamo cosa ne esce fuori. Secondo me è il futuro, perché appunto, come c'è stato, adesso io parlo per chi ha giocatori, io sono un ex giocatore, ogni bowling aveva le sue caratteristiche, per dire, non so, adesso dico, quello di Napoli aveva i birilli che rimbalzavano perché dietro aveva il tappeto duro, un bowling di Torino vicino aveva i birilli che si chiamano twister, che anche loro cadevano in modo irregolare. Anche le piste a filo avranno una caratteristica. Dunque, io non ho paura di dire che
il futuro è a filo anche sui tornei. Appunto, ci sarà il bullying a filo, ci sarà il bullying non a filo, ma il giocatore lo sa, le condizioni saranno uguali per tutte, anzi, lì siamo sicuri che le condizioni sono uguali per tutte a livello di birilli, perché appunto li mette nel modo corretto e non c'è problema tra una pista e l'altra, e cadono birilli, diciamo, le regolazioni è più facile tenerle precise, perché il birillo viene sempre messo sul bollino. Perfetto. Invece può capitare che quando vai in qualche bullying c'è qualche pista che tra primo e secondo tiro ti lo sappiamo, oppure il castello addirittura che te lo metti in maniera diversa, se capiti in quella pista magari non hai, è più difficile tenere la media. Ecco, una cosa che, dato che mi hai ricordato che anche tu sei un giocatore, che la tua sensazione, dato che siamo fra noi, che diciamo non c'è nessuno che ci ascolta, la tua sensazione è proprio quella che quando ci hai giocato facendo una partita con le tue bocce, facendo qualche partita con le tue bocce, le prime volte che ci hai giocato sulla pista con i fili, che cosa ti sei detto? Cioè, allora, la differenza... Per l'Open, cioè, una roba tipo per l'Open tanto va benissimo, oppure però vedo la differenza, lo scopo, il rumore, la passione quando fai strike. Sì. Per l'Open è uguale. Il rumore è appena appena diverso, ma forse perché io sono abituato a sentire il rumore della pista che gira e senti i motori, e lì senti solo il rumore dei birilli, e poi sei abituato al tempo che la macchina scende, mette a posto, risale. Guarda, la sensazione è uguale. Quindi quando fai strike, appunto, diciamo, quando tiri il birillo singolo e pochi birilli, sicuramente è molto simile. Uguale. Quando fai strike, però, anche lì la sensazione è molto simile dello scoppio, anche dal punto di vista della visuale, diciamo, che guardi i birilli che scoppiano, no? Sì, ti accorgi che se ci pensi, il movimento dei birilli è un po' diverso, perché manca il birillo che si chiama birillo messenger, che è il birillo che va a prendere, per i giocatori lo conoscono, che va a prendere il birillo 10 rotando, che ci va, però non ci va più come prima. Però anche quello è una caratteristica della pista, che può essere, che in ogni bullying è diverso, lo sappiamo benissimo, ogni bullying c'ha i birilli diversi, e il tappeto dietro diverso. Io mi ricordo a Napoli, i 7-10, non so se mi ascolta Coppa, i birilli 7-10 si possono chiudere solo a Napoli, perché hanno i tappeti duri, dunque il birillo rimbalza. Sono caratteristiche che il giocatore si abitua. E sicuramente col fatto che non si blocca, può essere una cosa che viene fatto un motivo in più per fare un turno in più durante il torneo. Io credo non si avrà più quello spazio che si lasciava per condizionare le piste, magari per tenere quel ritardo. Cioè la macchina fa sette partite all'ora, punto. 6.5, 7, dipende, poi con i giocatori magari ne fa 6, però 6-7 partite all'ora, lo sai. Quindi basta. È più veloce, quindi anche sul lavoro dell'Open, alla fine della fiera, se c'hai un giorno di fila dal pomeriggio a sera, un sabato d'inverno che vai 10 ore di fila a lavorare, alla fine riesci a fare magari 10 partite in più. Quindi... Noi nel locale a Cuneo facciamo il mercoledì partita bowling a 1 euro, ok? Siamo riusciti a fare 650 partite con 10 piste, che è tantissimo. 10 ore di lavoro piene a 1 euro, per carità. Dunque la sera eravamo lì. Però così. Non avendo costi di ricambi, di elettricità, di meccanico, che te frega. Cioè, dai giorni feriali poi potresti per assurdo dire faccio 1,5 euro fisso e va per culo. Sì. Non abbiamo più l'ansia di dire se si blocca una pista, non abbiamo più l'ansia di dire se cavolo, c'è una pista vuota, la gente vede una pista vuota e dice perché non mi dai quella? Devi spiegargli che è rotta. Oppure c'è una comodità assurda. Poi soprattutto la vera spesa è il meccanico. Guarda, io sono il meccanico. Uno ha due meccanici esperti come me, sono 100.000 euro l'anno, signori. Perché tanto bisogna fare lo stipendio che ha in busta il netto per 2,4. Bravo. Più i ricambi. Ricambi lì a Cuneo quantificavamo in 10-15.000 euro all'anno, indicativamente, perché era un pista. Poi vai a cercare il pezzo. Guarda. Una spesa che... Sì, ma solo l'ansia dell'ordine, se ti arrivi in tempo per il weekend, a volte perché devono arrivare da di qua. Poi, prima devi fare i preventivi, perché magari tra un pezzo trovi la differenza che da una parte ti costa 50 euro, dall'altra parte ti costa 400. Ma poi... E quindi poi devi,
capire se quel pezzo che paghi meno però ti dura come l'altro. Cioè. L'officina. Io ho due officine, una a Savona che ho le piste vecchie e una a Cuneo. Cuneo è uno scaffale, ok? Qua a Savona abbiamo tutto il retromagazzino. Cioè, quindi ti si aprono nuovi mondi, ti si apre nuovi spazi, è tutto un mondo nuovo. Sì. Siamo stati obbligati a farlo questo, perché avevamo piste vecchie, avevano 40 anni, va bene. Però lo rifarei. Io vuole farlo... Se state per farlo anche di là, vuol dire che avete riscontrato... Sì, sì, sì. E ascolta, durante queste chiacchierate mi sto convincendo sempre di più. Adesso mi rimetto... No, non esagerare, che poi chiedi lo sconto, mi raccomando. No, ma... non è detto che faccio con Kubica, quindi bravo. Un'offerta. Bravo, giusto, la Kubica deve farci dei begli sconti. volevo dire, ma queste cose che stai raccontando ci fanno capire, voglio dire, in quanto avete calcolato, quanti anni sono passati da quando avete fatto l'investimento su quel bullying, allora, e avete già recuperato, in quanto ci avete messo? Nove mesi. Mi sembra, no, forse adesso sarà quasi un anno, agosto l'abbiamo messo. Che avete installato. Sì. E voi in quanto tempo avete calcolato che si ripaga l'investimento? Allora, 5 anni togliendo una persona, un meccanico, che abbiamo calcolato 35.000 euro all'anno, ok? Così, indicativamente. In 4-5 anni di ritorno dell'investimento. Indicativamente. Che però poi, valutati solo sul meccanico. Solo sul meccanico, appunto. Per non parlare delle ansie. Hai già avuto modo di controllare se quest'anno, diciamo, avete superato o siete in linea con, diciamo, questi costi, cioè tra la differenza delle bollette della luce, la differenza, allora, diciamo, appunto, perché se mi dici 15.000 euro l'anno i ricambi, e mi dici una persona e mezzo barra, che quindi vai a calcolare che già siamo a 70-80.000 euro tra ricambi e una persona e mezzo, voglio dire, l'investimento adesso, tanto penso che stiamo parlando di cifre che vanno, mi sembra, Matteo, a prescindere dalla marca, dai 7.000 ai 14.000, io parlo di macchina adesso, no? Sì, indicativamente. La macchina più o meno, come riferimento. Ti diamo dei dati approssimativi, dai. Allora. Considera, poi dopo ci sono prezzi, ci sono dei costi fissi, che gli spalmi su più macchine, gli spalmi impattano di più su numeri minori di macchine, ma fai un riferimento più o meno di 13.000 euro a macchina, smontate le vecchie e montate operative le nuove. Poi quindi il lavoro anche di smontaggio delle vecchie, tu intendi? Esatto. Okay. Poi c'è la possibilità di abbinarla con lo score, allora gli sconti li facciamo, però alla scrivania con la birra in mano sul contratto, e poi situazione lì vediamo. Venite che vi faccio bene. Io ho un consiglio da dare a, comunque, intanto il futuro. Scusate. Sentite, ok. Il consiglio che posso dare, cioè il futuro secondo me è sul il bullying, su un tiro, che è quello che voglio considerare a Kubica, comunque chi fa le macchine. Che si trovi il modo per rendere più facile lo strike, che è quello che l'Open vuole fare. Sta diventando molto difficile il bullying, anche per l'appassionato, perché viene una volta all'anno. Ci fosse la possibilità di fare strike più facilmente, e magari con i fili si può rendere lo strike più facile, adesso non so. Penso che sia una cosa positiva, perché l'Open si avvicina un po' di più al bullying, e trova il bullying più facile. Io vedo che adesso gli sport che vanno di più sono gli sport facili, come qua va di moda il paddle, che è facilissimo. Dunque il bullying è sempre stato facile, però se riuscissero a fare più strike, l'Open sarebbe più felice. Chi se ne frega che facciano 300, ma che ben vengano i 300.
Sì, poi si può inventare una modalità magari open, diciamo facilitata, che sì, diciamo, dando quell'impostazione lì magari ti avvicini i birilli, basta che magari fai, bisogna, sicuramente però queste sono cose che dovrete studiare voi dal punto di vista con prove e quant'altro, però magari il suggerimento è registrato, il suggerimento è registrato e verrà riportato, assolutamente. L'idea che sta alla base di questo suggerimento è un'idea che Cubica considera assolutamente fondata, tanto che ci ha sviluppato sopra dei prodotti apposta, non con il, diciamo così, con il risultato che ha suggerito Daniele, ma nella filosofia e nel, diciamo così, nella riscontro alla volontà, al desiderio del cliente che ha sottolineato Daniele, noi abbiamo sviluppato per esempio l'hyperbullying. L'hyperbullying è stato sviluppato e concepito sulla base della notazione che ci ha fatto Daniele, fondamentalmente. Cioè il discorso di avere la possibilità di un gioco più veloce, un tiro, l'hyperbullying è un tiro, infatti non è freddo, più livellante fra tutti i partecipanti, indipendentemente dalla capacità tecnica o meno. Nel senso, l'hyperbullying si gioca in gruppi assolutamente misti a livello di capacità tecniche, e il livello viene assolutamente omogeneizzato e può vincere chiunque in qualunque momento della partita. Sono piccole partite da 5 tiri, poi si può passare di livello o meno, sono livelli di difficoltà settabili, crescenti. Anche all'ultimo tiro, se giocando sul discorso dei moltiplicatori, fra cui c'è anche lo zero, per cui si possono fare anche tiri da zero, io posso fare un tiro che mi vale le 5 volte, si possono avere dei cambi di classifica anche l'ultimo tiro. Quindi un gioco veloce, un gioco facile, un gioco che ha le sponde, per cui non si fa mai la canala, per cui si arriva sempre a buttare giù dei birilli. Quindi il discorso di Daniele è un discorso che assolutamente è già nella testa Cubica, è un discorso che è specchia in maniera fedelissima quello che è a livello di consumatore, e ci stiamo assolutamente lavorando sopra. Ci sono altri giochi tipo i Mad Game, quelli che crea il mostro, che sono competitivi, quindi ognuno si fa il suo gioco, toglie il problema della difficoltà anche in questo modo qua, e quindi si riesce ad avere un riscontro più facile, più immediato per il cliente. Quindi sicuramente è un rilievo che ha un grosso e importante fondamento commerciale, perché poi è un prodotto che si vende di più perché piace di più. Sì, penso che il passaggio che noi italiani dovremmo fare è sul bullying a tempo, perché per sfruttare le caratteristiche di grafica, di bullying a un tiro, penso che a tempo sia più giusto, però non è facile, ed sarà difficile che i bullying che sono già aperti come i nostri passino a questa modalità. Vedremo. Si può, sull'approccio del bullying a tempo, poi magari noi con Cubica ha una valanga di documentazione, adesso abbiamo un riferimento con cui può essere interessante, che sto facendo tradurre e poi distribuiremo attraverso la nostra newsletter, e quello può essere un punto di riferimento. Uno dei riferimenti principali per l'approccio all'idea del time bullying e del bullying tempo è che non va considerato una modalità che debba andare a annullare o sostituire quello che si sta facendo adesso, ma è un'integrazione. Quindi l'idea di passare al time bullying non deve essere un'idea di cancellare tutto quello che si è fatto adesso e fare tutto e solo a time bullying, ma integrare determinate offerte e determinati modi di lavorare a quello che si sta già facendo, con un discorso di fatturazione a tempo. A quel punto vanno dietro anche tutti i discorsi che diceva Daniele, del fatto che ci sono degli giochi che per voi fondamentalmente sono prodotti da vendere, che si vendono meglio a tempo rispetto ad altri giochi che si vendono meglio a partita, il tutto sullo stesso metro quadrato. Non dire troppe cose, che sarà l'argomento dopo Ferragosto di un webinar che faremo insieme ad altri colleghi, come anche la Pittigliani di Roma, che ci racconterà appunto bene, che in precedenza ci ha già accennato qualcosa, ma appunto andremo a parlare per bene con lei, che sta già vivendo anche lei questa esperienza da tempo,
e poi appunto si può sicuramente comunque, come dicevi tu, fare delle prove prima, tenere le due situazioni insieme, proporle ai clienti insieme, scegliere loro in base alle loro esigenze, fare delle prove durante i giorni feriali, perché tanto durante i giorni feriali che sappiamo che abbiamo situazioni più tranquille, possiamo dire, può scegliere se giocare a partite o a tempo, perché a partite magari avrà, avrà diciamo un prezzo che sa che va a tiri, quindi magari se vuole stare a fare qualche chiacchiera tra un tiro e l'altro, c'ha da fare un giocatore che magari deve fare delle modifiche alle sue bocce e quant'altro, potrà prendersi più tempo. Invece a tempo magari colui che si vuole mettere lì a tirare, 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 e sa che così fa più tiri perché può, andando veloce, riesce a fare più partite. Sì, e quindi, però nei giorni feriali appunto è una possibilità in più che si può dare al cliente, ma ne parleremo dopo. L'unica, l'unica cosa per mettere il punto è che non, l'obiettivo deve essere sempre ritagliato sul centro. Quello che fa la pubblica negli Stati Uniti, che è disponibile a fare la pubblica anche in Italia per ogni centro che vuole, appoggiandosi al nostro score, al nostro gestionale Conqueror, è questo tipo di passaggio, gli obiettivi, dove arrivare, cosa implementare, no, è sempre un lavoro fatto centro per centro sulle caratteristiche del centro. Quindi non è... Ma infatti è per questo motivo che ci faremo il webinar, perché è un argomento che al 90% coinvolgerà, secondo me, in futuro tutti i centri pubblici. Perché probabilmente poi per le questioni forse anche del Covid, perché se tu vuoi, diciamo, lavorare con le prenotazioni e quindi gestire la capienza, saremo tutti costretti a lavorare col tempo, perché gestire le prenotazioni e gestire i tempi di occupazione delle piste, se lavori a partite, è molto più complicato. In più non puoi più avere magari la ressa che avevi prima della gente che sta due ore in fila al bowling. Quindi magari si lavorerà in maniera completa, diversa. Le piste saranno più piene, perché non avranno le ore di boom in cui ci sono magari... Tanto tutti sappiamo che a volte il sabato magari c'hai due ore vuote, che dalle 8 alle 9 o alle 9 e mezza magari c'hai un po' che le piste sono ferme, anche nei giorni molto forti dove fai dei grandi incassi, perché magari hai lavorato con i compleanni fino alle 7 e mezza, poi dopo sappiamo che ci sono anche dei giorni che si va avanti 10 ore senza fermarsi, perché ad alcuni di noi capita di avere dei bei sabati che vai avanti dalle 4 del pomeriggio fino alle 3 di notte, fino alle 2 di notte, magari con le piste ancora in prenotazione. Però capitano tanti, sono forse di più i sabati dove c'hai magari un'ora e mezza di pausa tra il pomeriggio e la sera in cui hai le piste vuote. E quindi se invece tu magari poi dopo c'hai però un'ora di fila che la gente deve aspettare un'ora, magari ti trovi alle 10:30, alle 9:30 c'hai 30 prenotazioni in lista d'attesa. Questo perché non siamo stati bravi nel tempo a tracchettare la gente su, perché anche dove ci sono le situazioni dei bulli che lavorano molto, però non hanno una clientela che tutti, diciamo c'è un 5% che telefona per prenotare, ancora telefona per prenotare e mi prenota in pista nome per le ore, capito? Nessuno, penso che ci sia forse solo il Brasile dove avviene la prenotazione online lì, te lo sai Matteo? C'hai il microfono spento? Muto, scusa, avevo muto. Anche loro, da quello che so, le raccolgono e poi le gestiscono, ma non hanno il sistema che stiamo lanciando adesso, che è il discorso di dire io le raccolgo. Siamo un po' indietro con su internet in Italia, no? Rispetto alla tecnologia, con queste cose. Comunque questo, diciamo, è l'argomento a tempo che ne parleremo fra qualche settimana. Volevo solo dire che è un argomento che comunque coinvolgerà, secondo me, in futuro tutti, al 90%, come questo delle macchine a filo, perché alla fine saranno pochissimi quelli che rimarranno, diciamo, attaccati alla strumentazione, diciamo, tradizionale, classica. E quindi è giusto farci un webinar, perché parlare con quelli che sono i pionieri di queste cose, sarà giusto parlarne per bene. Ok, andiamo avanti col discorso con Daniele, diciamo, anche se ormai siamo arrivati, diciamo, a... Che ore abbiamo fatto? Che io qua non vedo l'ora. Mezzogiorno meno un quarto. Ecco, siamo già quasi addirittura di arrivo. Daniele, non so se volevi dire qualcos'altro, se no possiamo anche chiedere anche a qualcun altro che ha le macchine ai fili, perché per dire anche Giancarlo da poco le ha messe, ci può dire quello che sta succedendo da lui, anche se adesso sappiamo che in un momento che nella nostra zona i bowling, diciamo, lavorano un po' a fatica.
Volevi aggiungere qualche cos'altro, Daniele? Ecco, io penso che con le macchine a filo possano nascere più bowling con meno piste, perché comunque non essendoci la manutenzione, può essere anche che un pub voglia mettere quattro piste e le mette, certo, perché sa che la manutenzione, certo, non c'è più, o sa che ci può mandare la ragazza ad aggiustarlo. Certo. Il prezzo è quello che è, però alla fine abbiamo dei videogiochi che costano il doppio e ovviamente occupano meno spazio, ok, però è un'attrattiva, un'attrazione che può essere di richiamo per un pub che vuole differenziarsi, oppure un locale piccolo che ha un po' di metri per mettere quattro piste. Secondo me può essere una soluzione giusta, oltre che nei nostri locali. Dunque, penso che ci sarà il futuro su quello. Certo. Come ha fatto anche una sala giochi qua a Pesaro, ha messo quattro mini piste della Cubica un po' di tempo fa. Dopo, adesso so che, mi sa che però adesso ha chiuso, perché vicino c'è Sport Park e quindi non ce la potevano fare. Va bene. Ma la concorrenza è difficile trovarla. Qua da noi non c'è mai stata, perché bowling non ne aprono più, chi li apre è un pazzo. Però, no, ma dai, quello che conta, secondo me, al giorno d'oggi lo continuiamo a vedere, no? Io voglio dire questo, adesso non voglio fare il fenomeno, però abbiamo anche qui anche Giancarlo, che è uno che non era dell'ambiente del bowling, non ci capiva niente di bowling, viene dalle sale giochi, però ha preso un bowling, infatti io ho piacere un domani anche con lui di fare un webinar, perché lui è sicuramente uno che ci può dare degli spunti, perché non è un bowlingaro, però ha fatto lavorare un bowling che non lavorava più, perché era un bowling che è stato rinnovato, ma sappiamo benissimo che non basta rinnovare un bowling, fare un bowling nuovo per lavorare, no? Abbiamo visto anche quello che è successo ad Asti, no? Un bowling bellissimo, nuovo, stupendo, sicuramente magari è grosso, la posizione, la location, comunque alla fine non è riuscito ad andare avanti. Adesso lo riapriranno, gli facciamo i migliori auguri, però Giancarlo ha aperto e nonostante aveva le macchine vecchissime e non riusciva a tenerle a posto, no Giancarlo? Attivati pure il microfono. Nonostante le macchine del bull, le piste erano sempre vuote, però il bull li lavorava lo stesso. Lui è andato avanti a spada tratta e giusto Giancarlo? Ha iniziato a organizzare eventi, ha creato una sala che si apre e si chiude, riservata per la gente se volevano fare l'evento privato. Ha fatto un sacco di cose diverse dal solito dagli altri. Ciao a tutti, sì, noi la nostra esperienza è stata appunto questa, ma già l'ha detto Daniele, più o meno queste sono anche le nostre esperienze. Le macchine vecchie purtroppo non andavano più, non si riuscivano più a gestire, è stata una cosa... anche perché per uno che viene da un altro ambiente è difficile formare dei meccanici, trovare delle persone e farle formare come meccanici, no? Io vedo anche a San Marino, al bowling di San Marino, hanno delle difficoltà a formare delle persone che hanno le macchine simili alle nostre, hanno delle difficoltà a formare delle persone, perché non è un lavoro normale che lo trovi la gente in giro che lo sa fare, quindi devi far formare le persone, perché anche lì ci vogliono anni. Noi, la nostra esperienza è stata quella, io se l'avessi fatto prima, noi abbiamo montato delle macchine a filo della Power Gamma, che è un'azienda di Reggio Emilia che produce per West Bowling americana, e sono macchine brutte, perché c'è Matteo, non lo dire, lo so, Matteo lo conosciamo tutti, però chiaramente AMF Cubica è sicuramente più importante, però ti dico, noi stiamo andando benissimo con queste macchine, tra l'altro c'hanno adesso, proprio nelle ultime hanno messo dei brevetti. Noi abbiamo aperto un altro bowling, insomma, vabbè, sono quattro piste, un locale, insomma, in un centro commerciale a Siracusa, abbiamo messo quattro piste, problemi zero, veramente. Intanto è proprio la tipologia della macchina, diciamo. È la tipologia della macchina che si può equiparare a un, diciamo così, a un videogioco, poco più, insomma. Perciò i discorsi sono già stati fatti, insomma, credo che sia quello.
noi quello che stiamo seguendo, ma già da tempo, ma anche qui l'ha anticipato Matteo, diciamo così, il lavoro lo vediamo più nella direzione dell'intrattenimento, del divertimento, non tanto del numero dei birilli per partita. Certo. Io mi sa che non so neanche di preciso come si fa ancora a contare i punti, mi affido. Grande. Mi affido allo score, che anche qui stiamo lavorando, siamo un po' così in sinergia con la West Bowling, perché l'azienda che gli fa il software è un'azienda di Vicenza. Siamo in collaborazione così perché vogliono appunto i nostri feedback. E noi siamo in quella direzione lì, cioè quella di far diventare un un'esperienza di divertimento anche giocando a bowling. Ecco, era quello che credo che tutti noi... L'importante è saper contare i soldi nel cassetto, diciamo. Quello là ci pensa il monitor, dai, da contare. Sì, infatti è quello. No, ma comunque i soldi... Adesso stiamo passando un periodo veramente, veramente triste, che purtroppo... Dai, siamo da soli, nel senso che non abbiamo un aiuto dalle autorità sappiamo tanto che gli imprenditori possono contare solo sulle proprie forze, non nessuno ci aiuterà, non possiamo contare sull'aiuto dello Stato. Adesso c'è un po' il discorso anche del tempo, delle macchine a tempo, cioè di far pagare a tempo. Non lo so, all'estero in tanti posti lo fanno. Tu sei ancora a partita, no? Tu sei a partita ancora. Noi siamo a partita, ma magari appunto mercoledì, che ne so, fai due partite al posto col prezzo di una, insomma. Certo. Chiaramente sono tutte cose commerciali che funzionano senz'altro, però quando verrà l'esigenza di fare a partita a tempo, tanto i software adesso prevedono tutte queste opzioni, come il discorso del tiro, oppure anche quello che diceva prima per il discorso di far cadere i birilli più facilmente. Certo. Questa è stata sempre la nostra... E lì con le macchine a fila è molto più facile, perché te le puoi far venire sui birilli anche quando arriva la palla. Insomma, si possono fare diverse cose. È chiaro che ci vuole... Chi fa il software deve ascoltare questi feedback, che non hanno niente a che vedere col gioco del bowling, chiaramente. Il gioco del bowling è un'altra... Con lo sport, intendi tu, con il gioco sportivo, diciamo. Sì. Sì, che comunque è il gioco sportivo è una situazione bella, marginale, che però può esserci o può non esserci. È una cosa facoltativa che può essere... un'arma in più, diciamo, che uno può avere per attirare un po' l'open, come anche però se devi avere, diciamo, quattro strumenti per fare marketing, per attirare l'open, per tenere le piste impegnate, e magari, che ne so, questi quattro strumenti li gestisci male, è meglio farne due bene che gestirne quattro male, capito? Perché anche l'attività sportiva, se alla fine non la curi, se non hai le belle persone che ti vengono a giocare sulle piste, e al giorno d'oggi è molto difficile. Io sono abbastanza fortunato che ancora riesco a raggranellare 20-25 persone tra amatori e giocatori, che diciamo belle persone, nel senso che quando sono lì sulla pista li vedi, insomma, che fanno un pochino di intrattenimento anche loro, che li vedi che sono felici, che giocano, insomma. Perché se non riesci ad avere questa situazione, magari c'hai addirittura la persona che ti viene a fare le critiche davanti alla gente, o che si lamenta, o che parla male, o che gioca col muso, è meglio non averla, capito? Quindi anche lì devi sapere gestire le situazioni, come appunto il discorso delle macchine a filo, che ti danno la possibilità di avere una persona più libera, di avere una persona in più praticamente, o di prendere magari due persone al prezzo di una, perché invece che pagare 3-4 mila euro o 5 mila euro un meccanico tra costi, diciamo, diretti e indiretti, hai la possibilità di prendere due apprendisti o due contratti a tempo, diciamo, indeterminato, anche a magari 16 ore a settimana, che li fai venire alternati, li puoi far fare, Marco, altre cose. Come prendere una donna. Come una cosa molto importante può essere avere dei tutor sulle piste, che io sto notando che fanno una differenza mostruosa, perché da un annetto che iniziamo ad andare proprio a chiedere alle persone se gli fa piacere ricevere qualche
piccola nozione di come si gioca, non vuol dire fare il corso di far diventare agente giocatore di bowling, proprio stiamo parlando dell'ABC, cioè fargli tirare con la boccia giusta, fargli mettere, impugnare la boccia nel modo giusto, dargli qualche piccola indicazione, vedi proprio che la gente torna dopo 2 o 3 giorni, la stessa persona, la stessa coppia a giocare e ti chiede se puoi dargli un'altra ancora un'occhiata, se puoi andare ancora lì. Quindi, però se non lo fai tu che lo vai a chiedere, puoi fare i cartelli che ti pare, le persone non verranno mai a chiederti aiuto, a chiederti consigli. Cioè, ne verrà uno all'anno. Però se invece tu vai costantemente sulle piste, uno con la maglietta, guardi che sta usando la boccia sbagliata, vedi proprio che la gente torna, perché dopo appunto è sempre il discorso di buttare giù qualche birillo in più e di non sentirsi sfigati quando tiri, no? Perché magari impari a muoverti, gli spieghi che deve camminare piano, che non deve sforzarsi, che deve sfruttare al meglio il peso della boccia, come si deve coordinare, che non deve mettere i piedi là della linea, che magari casca e si fa male, e tutte queste cosine, e alla fine uno si sente più sicuro, fa più bella figura, butta giù qualche birillo, ci prende gusto, oh, vedi, l'altra volta facevo 50, stavolta ho fatto 80, e ti torna. Più sono a livello amatoriale, più sono a livello, diciamo, di principiante, più siamo proprio all'ABC spicciola e più funziona. Quindi, più vai in avanti e più dopo le cose si complicano con il professionismo, con tutte le, no? Invece noi dobbiamo stare lì, a borderline dell'open. Dobbiamo stare a lavorare su quella fascia che c'è, quello che esce fuori proprio appena dall'open è il nostro terreno fertile per lavorare di più, secondo me. Ah beh, questo certamente, prima parlavi dei giocatori, mi parli di 20 giocatori, io non posso mantenere una struttura come la nostra per 20 persone, cioè, no, dai, ma quello è anche, sono dei numeri che non è che rientrano nelle nostre... Lo devi considerare come un costo di promozione, cioè che vuol dire che quando te alle 8, loro arrivano presto a giocare alle 8 e mezza, quando te inizia ad arrivare i primi avventori nel bowling, sai che c'hai 5, io adesso per dire vengo il lunedì, il giovedì e il sabato pomeriggio, quando d'inverno, quindi 3 giorni a settimana, so che quei 3 giorni, invece di avere magari un giovedì spento con 6 piste su 20 che giocano o 8 piste su 20, magari capita qualche lunedì o giovedì dove c'hai 18 piste su 20 che giocano, perché 5-6 le prendono i giocatori o 8 le prendono i giocatori, nelle altre c'è l'open, uno entra e dice oh cazzo, guarda la gente che c'è lunedì sera al Buri. Ma però metà delle piste non ti danno un cazzo, cioè è un costo. Però per quelli dell'open che entrano, dicono oh cazzo, vedi c'è movimento, poi magari uno si mette a vedere dietro il giocatore, si ingrifa di come lui fa a tira, dice tipo ci voglio provare anch'io, perché vedi le volte situazioni che capitano, perché lo faccio io in prima persona, quindi a volte gioco anch'io con insieme ai ragazzi lì sulle piste, vedo quello che si mette dietro a guardarti, poi lo vedi che va di fianco nella pista laggiù e vedi che prova a fare il tiro come il tuo, no? Però la boccia gli va nel canale perché logicamente non riesce a dargli l'effetto come lo dà il giocatore. Va bene, questa è una piccola parentesi, ma raccontaci pure, dai, che abbiamo ancora qualche minuto, le cose che ti sei inventato te nel bowling, perché sono diverse. Ma allora, tanto per cominciare, anche i meccanici noi non ne abbiamo più, noi dietro le piste ci vanno le ragazze, perciò c'è una ragazza che fra l'altro è appassionata anche di, così, non dico di meccanica, magari gli piace più il meccanico, però... diciamo così, riesce a gestirle in maniera veramente veramente tranquilla. No, il nostro lavoro, diciamo così, è centrato sul discorso dell'intrattenimento. Noi dobbiamo far divertire le persone devono venire perché si devono divertire. Chiaro, il bowling è un aspetto importante, però per noi non è, diciamo così, l'aspetto principale. Può essere l'attrazione, però non è che, voglio dire, tutti giocano a bowling. Noi abbiamo, diciamo così, impostato il lavoro sull'intrattenimento, perciò, non so, il ballo piuttosto che la musica, piuttosto che, non so, facciamo degli eventi anche, abbiamo fatto con dei comici, abbiamo fatto delle belle cose. Chiaramente sono tutte cose molto costose che poi bisogna sempre calibrare, appunto, costi e benefici. E lì è il lavoro difficile, perché è facile fare gli eventi, ma è facile anche rimettere i soldi, insomma. E di conseguenza noi cerchiamo di spaziare a 360 gradi, diciamo così, in tutti i settori dell'intrattenimento.
abbiamo, per quanto riguarda il discorso del bullying, appunto, abbiamo fatto questa grafica, non so se l'avete vista, qualcuno di voi l'avrà vista, dietro nei pannelli dietro. Grandi schermi tipo cinema, diciamo. Sì, è stata una cosa abbastanza innovativa, insomma, ho visto che... Insomma, a livello scenico, quando entri, è un bel colpo d'occhio. Sì, diciamo. È un bel colpo d'occhio, una cosa... Anche quello che hai alle spalle tu, perché magari a qualcuno può pensare che sia uno sfondo del telefono, invece è un palco che sai tu, mi sembra, di fronte alla tua zona bar, no? Dove poi, diciamo, è un palco... No, adesso questo qui, proprio nelle cose, la grafica dell'ingresso, in questo caso è un fotomontaggio, ovvio, io sono... Ah. Sono al bullying adesso. Ok, no, perché è molto simile comunque quella al tuo palco che hai lì davanti al bar, no? Mi sembra. No, è lo stesso, è la stessa grafica dell'ingresso, anche del palco. Sì. Perché c'hai, mi ricordo che c'hai, appunto, sembra di entrare in un teatro quando uno entra, diciamo, in un... Cioè, noi era un po' il palcoscenico, no? Uno sì, entra... Bravo. Questa idea di entrare in un palcoscenico, deve fare una sceneggiata, perché tu, diciamo, adesso in questi anni hai fatto il ballo da te, hai fatto grandi eventi, diciamo, anche con comici, robe così, e il ballo le fa, cioè, voglio dire, hai fatto delle feste, no? No, beh, noi abbiamo la licenza di, diciamo così, di ballo, proprio la licenza, sì, te l'ha lasciata in eredità mio babbo, quando ha fatto la discorso, No, l'abbiamo presa. L'hai dovuta riprendere? Sì, perché in un'altra zona, non è... Ok. No, poi le cose normative cambiano. Sì. E, mi ripeto, noi cerchiamo di fare tutte le cose possibili, perché si deve lavorare in tutte le direzioni. È chiaro che uno che fa solo il gioco del bullying, secondo me è un po' limitato, perché o c'ha pochissimo personale e pochissime spese, se no al giorno d'oggi, secondo me, devi spaziare a 360 gradi. Certo. Mi ripeto, perché... noi cerchiamo di fare dell'intrattenimento in genere, insomma, anche col discorso, diciamo così, non so, facciamo scuole di ballo piuttosto che... Un'idea che adesso noi stiamo pensando di fare qua per quest'inverno, appunto, perché stiamo pensando, nel caso che ci siano delle complicazioni gravi, perché, appunto, diciamo, adesso questi presidi non si sa mai quando finiranno, non sappiamo cosa accadrà d'inverno, stiamo vedendo la situazione che da una parte in Italia sembra che piano piano stia migliorando, però vediamo in Spagna, in Germania, adesso hanno chiuso addirittura, mi sembra, anche a nazioni a est come il Montenegro, altre nazioni, la Slovenia, mi sembra, l'America, il Brasile, la situazione non è delle più rose, insomma, non è solo poi dove adesso in questo momento è inverno, anche nazioni in parecchi stati dell'America che in questo momento è caldo, no? Ci sono dei grossi problemi, no? Matteo, mi confermi? Sì, per esempio gli Stati Uniti, anche se lì è un mix micidiale, stanno avendo qualche problemino, stanno tornando indietro. California hanno richiuso. Queste sono cose che ti fanno pensare che non è che siamo vicini alla fine, per certo. Ci speriamo tutti, però potremmo avere ancora dei problemi a gestire i nostri locali quest'inverno. E per dire una cosa che io sto pensando di fare, dato che tutti più o meno apriamo le 4 o le 5, di creare una sala, di proporre per i ragazzi di prendere delle persone che sono in grado di fare ripetizioni e di fare studio più gioco, un pacchetto, e proporlo alle famiglie e di dire: vieni qua al bullying alle 3, fino alle 4 e mezza i giochi sono spenti, c'hai una sala con una persona che fa fare i compiti ai ragazzi, e tu paghi un tot e c'hai, che so, dalle 4 e mezza alle 6, torni a prendere tuo figlio alle 6 e mezza, lui lo porti alle 3, lo viene a prendere alle 6 e mezza, alle 7, cioè, lui prima fa i compiti, quando ha finito di fare i compiti può fare due partite a bowling, un'ora di ping pong, 10 gettoni della sala giochi, compreso in questi 10-15 euro che paghi, capito? Una roba del genere. E stiamo pensando di buttare giù una proposta così, perché può essere una cosa nuova, che uno dice: cazzo, porto mio figlio lì alle 3,
prima gli fa fare i compiti, se non fa i compiti non gli fanno fare i giochi, perché io ho 3 figli, il problema al giorno d'oggi a casa, perché ha figli, penso che lo sappia, è che ci sono certi bravi che si è fortunati, che prendono, vanno in camera e fanno i compiti da soli, ma molti non li fanno, sia quelli delle elementari che quelli delle medie che quelli delle superiori, oppure hanno bisogno di qualcuno che gli dia ripetizione. Allora tu metti lì una persona e magari ti vengono 30 ragazzi che poi hai fatto 300-400 euro come un compleanno, voglio dire, 10 euro a testa, 15 euro a testa, paghi una persona per 40-50 ragazzi che gli sta lì a dare un'occhiata e magari può essere un modo nuovo di lavorare. O altre robe può essere, come ho visto che in attività sportive che stanno facendo, tipo il tennis, tipo la pallacanestro, per i bambini sotto i 13 anni fanno questi mega gruppi che li chiamano corsi di tennis, corsi di passi, ma in realtà non imparano niente perché sono in 20, sotto i 10 anni, gli fanno fare 2 cosine, in pratica te porti, ti fanno prima una giornata o 2 gratis, così raccolgono 30-40 persone. Poi dopo ti mettono che il mese costa tot, loro ci guadagnano perché gestiscono 20 bambini, una persona gestisce 20 bambini, perché, o 25 o 30 bambini, e tu, diciamo, è un po' come fare i compleanni, perché appunto non sappiamo cosa succederà e tocca pensarle tutte qua, ragazzi. Però se non si possono fare gli assembramenti... ma dopo questo sarà da vedere, però sappiamo che al pomeriggio abbiamo i locali grandi, abbiamo tenendo le dovute presidi, se non dovesse, questo logicamente se non andiamo in una situazione di lockdown o in una fase quelle molto aggressive come presidi medici, però se siamo in una fase intermedia dove... appunto magari i bambini sotto 6 anni possono tranquillamente stare senza mascherina, gli adulti devono tenere la mascherina oppure quando giocano a bulli la possono abbassare e cose di questo genere, devi mantenere il distanziamento, ma noi con i nostri locali dal lunedì al venerdì penso che non avremo grossi problemi su questo spazio. Va bene. No, durante la settimana tanto voglio dire, piano piano si dovrà arrivare, anche se questa situazione permane, non è che possiamo, si potrà pensare di tenere la gente in casa fisso. Piano piano si trova a trovare, magari diventerà una normalità la mascherina, non lo so, però magari avremo sempre le isole di sanificazione per sempre, però si dovrà trovare una quadra che la gente dovrà poter passare del tempo libero in qualche maniera anche d'inverno, perché adesso la stiamo sbarcamenando perché è estate, ma all'inverno arriva, insomma. Va bene, c'è qualche domanda che qualcuno vuole fare? Dato che siamo al termine. Ma io, scusami Marco, volevo fare i complimenti al Bulling 70s, tutte le volte vado... ti faccio i complimenti pubblicamente, bellissimo, tutte le volte che c'è la fiera a Rimini vengo, bellissimo, complimenti anche a livello social, a livello di marketing, fate veramente un bel lavoro e ogni tanto vi rubo qualche spunto. Rubatele pure, anzi mi fa piacere essere copiato, c'è che qualcuno ha preso molto bravo Giancarlo, anche io l'ho notato subito, perché poi è importante, perché hai una figura che, non nascendo dal bullying come noi, perché noi, molti di noi, l'80-90% sono figli di bullingari oppure di giocatori, quindi sono stati da non ragazzi. Tutti non tutti, non tutti sicuramente, però il 70-80% è gente che viene da una tradizione del bullying, quindi invece uno che viene da un altro sponde, diciamo, vedi, ha delle idee diverse, normale, il locale penso ha un sponde diverso. Chi arriva dal bullying piano piano si deve trasformare, chi era un giocatore di bullying, perché non è più come una volta, dobbiamo cambiare tanto. Sì, e poi per me poi c'è un aspetto che ho detto anche, diciamo, al primo Vox Bullying, che bisogna ritornare, per certe cose è giusto ritornare al passato, perché dobbiamo ripensare a quando è esploso il bullying, no? Negli anni 80, a fine anni 70, no? Cioè, esploso il bullying, era una novità, bastava aprire, da qualsiasi parte aprivi, lavoravi, stralavoravi, senza fare neanche pubblicità, perché ti arrivava la gente anche da 200 km per giocare, non c'era niente, c'era il non c'era alternativa. No? Ecco, però... Da lì spontaneamente è nato il bullying, l'amatore e il gioco sportivo, ma tutti giocavano insieme,
non c'era quella spocchia che c'è oggi, che il giocatore non vuol vedere di fianco l'open, capito? E quello è il problema, perché si è proprio creato un abisso tra federazione, gioco sportivo e l'open. Non lo, infatti le gare vogliono il locale chiuso, guai se c'è qualcuno che gli fa rumore di fianco. E le, capito? Le, non mi puoi, quando mi alleno non mi puoi mettere uno di fianco. Invece no, dobbiamo far capire che vuoi giocare a prezzo molto basso, vuoi che ti vengo incontro, però tu mi devi dare una mano. Io ti faccio giocare magari a prezzo di costo, non ci guadagno un cazzo con te, però tu mi fai da tutor, tu mi dai una mano con l'open, tu non giochi di fianco all'open, tu la gara la fai magari su metà piste con di fianco le piste open, e magari la finale la facciamo sabato sera nel momento in cui c'è poco casino. Questo sì. Io sono anni che sto cercando di farlo, in molti mi criticano, però secondo me se vuoi farli che il bowling sportivo abbia ancora un pochino di appeal, di attrazione nella gente normale, devi mischiarlo con l'open, la gente deve vederlo, deve provarlo, deve toccarlo, deve ricevere. Allora, io credo che a livello sportivo avrà sempre meno tesserati, perché comunque è uno sport molto molto caro. Dunque, io faccio tante scuole, dunque ho 3.000 ragazzi, sto sempre attento ad avvicinarli a livello sportivo, perché appunto poi soprattutto i ragazzi che comunque hanno quei soldi contati, che sappiamo benissimo sì, tutti, sì. È sempre meglio puntare sull'open, perché il giocatore è sempre molto particolare, a spese, sappiamo bene, una boccia costa 200 euro, È fatto benissimo a dirlo, è una cosa che tengo sempre a mente anche io quando qualcuno mi chiede delle indicazioni, quando qualcuno si interessa, cioè prima gli faccio far girare la palla, me, basta. Prima gli faccio capire che secondo me deve passare del tempo nella fase, quella borderline dell'open che dicevo prima, cioè prenditi una boccia con un giocatore lasciato lì che ti va bene anche se bravo. Ti va, gli diamo un'aggiustata e fatti la tessera quella del bowling, la promozione per spendere di meno la partita, fai un po' di partite, bravo. Poi se ti piace vedrai col tempo, capisci bene prima le cose, quando sei proprio sicuro, ma non vai a buttare una persona subito, devi fare la tessera da esordiente di qua di là, soprattutto finché ci sarà questa situazione della federazione che, diciamo, secondo me non curano la situazione amatoriale in questo momento, non riconoscono niente al bowling e non danno delle indicazioni su come muoversi a livello fiscale, a livello deve esserci. Adesso su questo c'è un collega di Roma, Canevari, che adesso oggi non so, mi sembra che non ci sia, che ha fatto un lavoro interessante, molto interessante su questa cosa. Vediamo se a un certo punto lo spiegherà bene. Io gli ho chiesto, secondo me potrebbe essere anche argomento di un webinar, gli ho chiesto più volte, adesso vedrà lui più avanti, ci dirà se vuole collaborare con noi anche attivamente, perché secondo me può essere molto interessante, vedremo. Ok, qualche altra domanda? Tanto oggi eravamo pochini, è stata, diciamo... Io volevo chiedere una cosa a Daniele. Dimmi tutto. Ascolta, Dani, io volevo chiederti una cosa. Proprio come ciclo macchina su quelle affili che hai lì a Cuneo. Sì. Hai provato a contare un minutaggio? Ho provato a contare? Un minutaggio. Cioè, quanto ci mette a fare... Allora, una partita, un'ora fa sette partite all'ora con l'Open. Intorno su 8 minuti praticamente, più o meno. Sì. Fai conto che le altre a noi ci fanno 6 partite e mezzo. Sì, sì, cioè, sì, poi dipende appunto dall'open. Vabbè, il giocatore si mette... Le A2 ne ho 6 anch'io qua. E, ragazzi, qualche volta siamo oltre anche i 10 minuti. Sì. Sì, sì. Sì, noi le due facciamo 6 partite all'ora facciamo. Con le A2 mi sembra un pelo più lento, no, rispetto alla MF come macchina tradizionale. Ma anche confronto con le GS, io quale avendo le 30 sono 24 GS, 6 A2. No. Le GS ti arrivano a guadagnarti anche quasi un paio di minuti, Però dopo lì c'è tutto un discorso di elettronica dietro, perché dopo fondamentalmente i problemi sono quelli, perché meccanicamente quello è il lavoro della macchina, appunto, non è che ci scampi da lì, è solo poi un discorso di elettronica. Difatti poi volevo anche chiederti, ma a livello di elettronica, sì,
chiaramente immagino siano molto più semplificate rispetto alle, parliamo anche delle A2 oppure alle GS, alle GS o alle AMF, ok? Ma se hai già riscontrato dei problemi a livello elettronico, quali sono? Al momento non abbiamo avuto nessun problema, hanno uno schermetto dietro la macchina dove c'è un pannello con 4 o 5 tasti che sono praticamente reset, e una volta che il problema è solo che si sbrogliano i fili, che però hanno un sistema che provano sempre a sbrogliarsi da sole e poi se non ci riescono parte la chiamata con non so se hai Cubica, noi abbiamo il TCS che ti arriva la chiamata al meccanico e che poi vabbè il meccanico arriva alla cassa, suona, ti dice il problema della pista e lo vai a risolvere, e altri problemi non abbiamo riscontrati al momento. Ti ringrazio. Prego. Mi avete fatto ricordare che a una fiera dell'elettronica, credo a Modena, ho visto uno che aveva copiato in scala ridotta una macchina pinsetta a filo. Ma in quella zona lì fanno tutti pista da bowling, a Bologna, Modena, che posso dire. No, era un amatoriale, uno che ha detto mi sono trovato senza lavoro, così con la stampante 3D l'ho copiata, mi ha fatto vedere al volo il tiro e tutto il resto, sono rimasto con gli occhi sbarrati. Per me la Cubica non lo sa, anche se mi sembra di aver passato il contatto di quel ragazzo che meritava, insomma, una macchinina. Sì, una macchinina che era grande, so, 30 centimetri per 30, ecco, uno splendore da mettere in una vetrina o simili, Però, ecco, mi sa che nessuno è interessato, quindi... anche stampato sempre con la 3D il birillino, ho detto, beh, bellissimi, tipo portachiavi. Sì. Fabrizio, visto che sei anche vicinissimo, se... ti vengo a trovare così me ne parli per mia curiosità personale, perché è una cosa, secondo me è carina, non lo sapevo, è carina come cosa. Si basa fondamentalmente, la possibilità di fare una cosa del genere si basa sul fatto che la macchina è estremamente, estremamente, estremamente semplice. La semplicità della macchina permette di fare riproduzioni anche a livello amatoriale e permette anche di avere un'elettronica che è, parte nostra sicuramente estremamente estremamente sviluppata, ma è semplice, nel senso deve gestire situazioni non complesse, non ci sono interazioni di pezzi o quant'altro al millimetro, solo fondamentalmente deve riconoscere quanto la corda tira per sapere quanto è serio l'ingarbugliamento del filo, e quello lo fa tanto che ha vari step di forza per tirare o per mollare la corda per risolvere questi ingarbugliamenti che al 99% vengono risolti in autonomia dalla macchina. E lo sviluppo poi dell'elettronica va al 80% sull'autodiagnostica e sul discorso che faceva Daniele della possibilità di avere l'app che ti segue in tempo reale la macchina e ti dice esattamente se c'è un problema, che problema è, dov'è, ti fa vedere come risolverlo. Sempre per il solito discorso che poi dietro la macchina ci va qualsiasi persona dello staff, non del personale altamente qualificato. Una donna in tuta aderente. Non ho capito, scusa Fabrizio. Una donna in tuta aderente in licra. Passando quello... in mezzo alla pista. Non si può più dire, non si può più dire che vi danno dei sessisti, non si possono più fare. Allora, Stefano Coppa non c'è, però il bullying di Napoli ha avuto successo quando mandava la donna in mezzo alla pista a togliere i birilli che rimbalzavano sul canale. Questo chi non se lo ricorda, chi ha giocato se lo ricorda benissimo. Grande, ecco lo svantaggio, grande. Di non essere un giocatore, ecco. Io ho mai imparato a giocare, pensa che scene mi sono perse, mannaggia. Solo a Napoli lo facevano, grande. Va bene, è stato un piacere ragazzi. Saluto tutti, anche quelli che non hanno il video, Fabrizio, Daniele, Gangi. Ci vediamo alla prossima. Vi ricordo allora dell'appuntamento di Bologna, per chi è libero, chi può andare, è gratuito, un open day, lunedì, questo lunedì.
avete la locandina nel gruppo. Poi il 24 c'è sempre alle 9 di mattina, che è un venerdì, Paolo Ruggeri che ci fa questo webinar di un'ora e mezza sulla gestione aziendale. Considerate che lui se va a fare uno speech di un'ora e mezza costa migliaia di euro. Ci fa questo webinar gratuito, è sicuramente da non perdere, vi garantisco. E poi abbiamo un altro webinar il 27, sempre con loro di OSM, con Elisabetta Comite sulla gestione finanziaria, un'altra grande imprenditrice che ha più attività e che ci può dare, anche se non è del mondo del bullying, sicuramente degli spunti molto interessanti. E io tutte le volte che vado lassù, come sono stato a Bologna giovedì e venerdì, trovo degli spunti molto interessanti da portare a casa e è una grande carica. E poi appunto non è, fino adesso sono tutti contenuti gratuiti che possiamo seguire e io vi consiglio di partecipare sia quindi il lunedì se potete andare a Bologna, perché lì bisogna andarci fisicamente. Venerdì 24, gestione aziendale con Paolo Ruggeri, e lunedì 27, sempre alle 9, con Elisabetta, Marco, la gestione finanziaria. Una cosa che volevo dirti, visto che comunque siamo tutti gestori di bullying, una cosa bella da fare sarebbe fare delle iniziative social tutti insieme, cosa che invece facciamo random in certo, locale certo. Per locale. Questo sarà sicuramente appena parte l'associazione, saranno nelle prime priorità dell'associazione. Adesso vedremo appunto se a breve dovremo capire se dovrei avere qualche notizia, perché adesso loro sono in fermento per l'attività della stagionale, quelli delle sale giochi, perché dobbiamo vedere sì. Se fondersi appunto con loro o no, ma a settembre saremo già partiti, diciamo, in un modo o nell'altro. E quindi tra le prime priorità metteremo anche quello di un lancio dell'associazione come centri bullying, diciamo che basta fare delle sponsorizzate insieme e quindi condividere i costi e spingere magari le nostre attività a livello nazionale. Ti sei tolto il microfono, eh? Sì, okay. Scusami, eccomi, sì, okay. Sì. Sono cavolate, cioè senza spese, secondo me sono cose da fare, certo. Adesso la faccio... Basta fare un video, che io faccio qualche video che faccio girare la palla, la gente si innamora, certo. O magari tagli la persona di Palermo, lo fa anche lui, diventa una cosa virale e ci guadagniamo tutti come sì, bullying. Come quando avete qualche idea che volete parlarne, io c'ho adesso da poco un collaboratore che è proprio alla funzione di addetto marketing. Se c'è qualcuno di voi magari che è un bravo videomaker o... perché lui, per dire, lui è bravissimo sul marketing, quindi adesso mi sta buttando giù dei primi progetti di sondaggio, stiamo valutando di fare questo benedetto sondaggio a settembre con i nostri utenti, diciamo quelli locali, non i turisti, è sicuramente una cosa molto importante, cioè andare a chiedere ai nostri clienti cos'è che vi piace di più al bullying, cos'è che vorreste cambiare, cos'è che avete trovato al bullying che non vi piace, cos'è migliorabile. Queste sono cose che ci possono dare dei margini di miglioramento altissimi, perché ti arrivano i feedback dei tuoi clienti che hai intorno. E quindi non c'è migliore valutazione che prendere in maniera, dall'utente finale. Perché non è la stessa cosa fargli fare un sondaggio quando viene lì. Faglielo fare online, lui sa che si sente più libero di dire quello che gli pare. E poi l'importante è mettergli delle risposte automatiche, perché sennò non puoi andare a fare la statistica dei risultati, no? Quindi lui non può, deve scegliere fra 4-5 risposte e tu alla fine riesci a fare una statistica in maniera molto veloce, avere una classifica delle situazioni positive e negative e quindi di quello che c'è da cambiare o da migliorare nel tuo bullying. Marco, io devo scappare via. Va bene. Ciao ragazzi, ciao Mattia. A tutti, grazie, ci vediamo alla prossima. Ciao. Sì. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.